I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Eccoci nell'appuntamento serale e dunque buonasera amici di Casalotto, ben ritrovati, una bella mezz'ora insieme su Italia 53, reduci dalla fascia pomeridiana durata un'ora, ma noi siamo tornati ancora con voi per farvi compagnia in questo primo appuntamento della settimana, ricordandovi che domani comunque è martedì e già è serata di estrazione, quindi già oggi si è parlato di quello che potrebbe accadere domani sera nella terza estrazione del nuovo mese di febbraio. Di nuovo insieme! Ma per chi non ci avesse visto oggi, vi presento chi abbiamo in studio. Il nostro, come tutti i lunedì, direttore di Lotto Corriere Fabio Galetti e il nostro Marco. Buonasera. Buonasera Sheila, ben ritrovati amici, ciao Marco. Ciao Fabio, ciao Sheila, un ben ritrovato ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto e prosegue un lunedì straordinario. Ci siamo già visti nel pomeriggio dove abbiamo avuto un'ora e mezza di tempo per ripercorrere non solo i grandi risultati di sabato, finalmente è arrivata un'estrazione importante, abbiamo iniziato un nuovo anno ovviamente vagliando quelle che erano delle traiettorie, abbiamo già analizzato anche negli scorsi giorni come purtroppo alcune di queste non avevano funzionato, altre invece sì. Rimaniamo concentrati perché per l'estrazione di domani ci sono delle straordinarie possibilità. Abbiamo la fortuna di avere in studio Fabio, quindi poi andremo a vedere non solo di che cosa si occupa nel dettaglio per la terza estrazione del mese, Lotto Corriere, ma anche quali sono i suoi pensieri personali a livello statistico ovviamente su alcune traiettorie. Piccola anticipazione, poi tanto insomma chi ha seguito il pomeriggio lo sa già o potete andare a rivedervela sul web, si è molto parlato in senso generale di ritardatari e poi c'è una scelta divisa e condivisa per quanto riguarda Lotto Corriere che sceglie i secondi ritardatari, poi ci spiega Fabio il perché, ma noi andiamo invece avanti su quella che è una traccia che abbiamo già usato per il gioco dei centenari. Tra poco qualche delucidazione maggiore, rimanete lì, mi raccomando. Velocemente vado a parlarvi dell'almanacco di Casalotto, oggi è il 37esimo giorno dell'anno, festeggiamo, che bel nome, Santa Dorotea. Avete qualche amica di nome No. Dorotea? Che è un po', è un nome particolare, eh? Sì. Carino però. Il sole è sorto alle 8:16 di questa mattina ed è tramontato alle 18:33. Abbiamo la luna crescente e siamo ancora sotto il segno dell'acquario. Chi è nato in questo giorno? Scusate, gli ultimi acciacchi durati una settimana. Sono nati il grandissimo Ugo Foscolo, Zazza Gabor, Bob Marley, che grandi nomi oggi. Axl Rose, ah, quanto mi piaceva Rick Astley, ve lo Sì. ricordate? Ero piccolina, però lo amavo alla follia. E poi, tanti auguri a Stefano Bettarini, che è l'inviato in Honduras all'Isola dei Famosi, quindi insomma questa sera per di più c'è la puntata. Chissà quanti auguri gli arriveranno in diretta, festeggiati in Honduras. Molto bene, questo era l'almanacco. Ale, le notizie, vi parleremo di droni portapacchi, sono degli esperimenti, eh? Poi di cibo alla ricerca del gusto perduto, parleremo di pomodori. Vi piacciono i pomodori? Sì. Li gradite? Si dovrebbe dire pomidoro? Boh. Anche se non si dice, però No, che cosa? credo si dica No, davvero l'ho sentito. pomidoro. Ah, pomidoro. Però nessuno lo dice così. Nessuno lo dice. Pomodoro No. ormai credo sia. Sì, boh. A Roma si dice ancora. No, 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 No. pomodori, pomodori. Ah, Però. credo che sia una reminiscenza dell'origine del. Sì, pomidoro. Che è credo, però vero. poi c'è la forma dialettale dove ancora un po' si usa, però sdoganato ormai Sì. pomodoro. Sì. Ormai sì. Bene, bene. Allora, abbiamo iniziato, abbiamo rotto il ghiaccio per questa puntata delle ore 20, ma
Marco, dove ci porti? Cosa vuoi raccontarci? A meno che non sia la versione plurale, i pomidoro, i pomodori, vabbè, chi se ne frega. Andiamo in redazione, andiamo a vedere invece la prima traccia, perché sicuramente abbiamo visto insieme, quindi ripercorrendo una statistica vecchia, perché abbiamo già rapportato quest'anno ad un altro, quindi insomma è un esperimento che insieme a Lio vogliamo fare con voi. Abbiamo già anticipato, ovviamente senza sfera di cristallo né doni di preveggenza, che il mese di febbraio potrebbe arrivare tra i 9 e gli 11 90. Abbiamo già analizzato appunto un anno particolare di riferimento con la stessa scadenza, insomma siamo partiti abbastanza bene. Intanto quello di sabato per Cagliari, 90 terzo estratto, noi ci ha fruttato ben due ambi, uno su ruota, l'altro su tutte, ed è già più che interessante. Rimaniamo su questa traccia perché 9,90, che sulla prima non erano stati un granché, sulla seconda 2,9,90 hanno già iniziato a ripresentarsi. Corriamo in redazione e vediamo qual è il primo per domani. Venite con me. Rieccoci, allora intanto partiamo, tra poco andremo a vedere qual è appunto il portale che ospita il gioco del 9 e il gioco del 90, eccolo qua, ed è lui, sempre lui, l'895095. Beh, attenzione, perché intanto vi dico che il totale di gioco, quindi la parte dedicata al 9 e quella dedicata al 90, ci mette nella condizione di trattare due ambi un terno, quindi in totale con 3 euro, doppia ruota diventa il doppio anche la posta, il doppio posta di base, insomma si può ottenere un gioco più che altro ristretto e calibrato sul gioco del 9 e del 90. Prima però di andare a vedere dove nasce il 9 e dove c'è il 90, intanto vi anticipo che il 90 è su una sola ruota, quindi a noi ci diverte di più, andiamo a dare un'occhiata ributtandoci all'interno dell'estrazione di sabato su quelli che sono i risultati, rivediamone una parte. Intanto c'è un fantastico 5,50 che arriva su tutte le ruote. Bene, ce l'abbiamo in pieno al primo colpo col 69, perché oggi da abbinare al 5 avevate l'1,69. La ruota di Cagliari ci ha dato lambo secco 9,54. Milano 9,37. Uno degli ambi più vinti è 90,36. Rieccoci, abbiamo osservato insieme alcuni dei risultati. Gli scontrini li vediamo dopo, perché insomma già oggi pomeriggio abbiamo dedicato il tempo necessario al vedere, insomma, perché ci piace sì parlare di condizioni, di possibilità, portarvi nel portale, si dà un piccolo consiglio, a volte non arriva nulla o ci sono piccoli risultati, in altre occasioni c'è davvero, come mi piace dire, tanta roba da commentare ed è importante documentare con i vostri scontrini i risultati dei nostri consigli. Lo facciamo dopo, stavo dicendo, perché sicuramente anche il 90 di Firenze è stato straordinario, ma la maggior parte dei risultati li abbiamo ottenuti con il penultimo centenario, il 5 di Roma. Ripeto, li vediamo dopo, adesso dedichiamoci invece ad un ottimo 90 per domani e ripercorriamo dove nasce. Come ho detto prima, il 90 in ambo eterno è su un'unica ruota, quindi si parla della ruota di Torino, dove vediamo primo e quarto estratto illuminati e sono semplicemente nella traiettoria delle somme 90 una tra le tante. Il 74 e 16 non ha nemmeno un particolare rapporto, se non che va a cascare su una ruota che col gioco del 90, secondo me Lio, è davvero prioritaria. Bene, è come sempre un piccolissimo consiglio, giocare su un'unica ruota vuol dire insomma, no, la parola investire non mi piace, spendere, perché possiamo perderli, quindi questo io ve lo ricordo sempre, un euro di ambo, un euro di terno, la ruota è una, due euro ci abbiamo provato. Considerando che cosa siamo capaci di fare con il gioco del 90, credo sempre ne valga la pena. Il gioco del 9 invece ci richiede due ruote, ma c'è un unico ambo, quindi facilissima anche quella traiettoria. Quel 36-63, vi ricordo, tra Firenze e Venezia è un ambo vertibile di figura 9, va a rappresentare per noi un'ottima possibilità per il gioco della radice, quindi il 9. Tra le due ruote vi dico attenzione soprattutto a Firenze, perché essendoci stato il 90 terzo estratto, vecchia e buona regola ci riporta al ripresentarsi del 90, ma anche al suo vertibile 9. Quindi ambo,
e ambo eterno con i 9 e con i 90 per voi ora dopo il tasto 3. Vi aspetto con Lio nelle news statistiche di Casalotto dal portale più amato dagli italiani, lui, l'895095. Ricordo che è aperto a tutta la rete fissa, il costo della chiamata è di 2 euro e basta 1 euro in più per usare qualsiasi cellulare. Suonano laggiù sotto le stelle, sulla riva del Mississippi. Suonano laggiù sotto le stelle, sulla riva del Mississippi. Della prima notizia. E qua la Piaggio, insomma, l'ha pensata bene, perché ha pensato di creare gita, non che andiamo tutti in gita, ma gita è proprio il nome, e Kilo, un po' strambi, però si chiamano gita e Kilo e sono due droni portapacchi sviluppati appunto dalla Piaggio. Due droni molto molto intelligenti e sono in grado di muoversi autonomamente in territori mappati e guardate che cosa fanno. Porta la vostra spesa e vi seguono fino a casa. Gita è sferico, eccolo lì, che bello. Viaggia fino a 35 km orari e porta 18 kg di carico. Kilo invece ha ruote e trasporta fino a 100 kg. Ah, proprio ho fatto anche la gamma dei vari colori. Che figata! Carino. 35, allora devi corrergli dietro. Infatti, non sono pochi, carino anche il design. No, carino, mi piace, divertente. E sono dei, insomma, prototipi. Quindi. 100 kg, quindi posso anche montarci sopra. Mi tiene ancora, sì. Non so se è omologato o per il passeggero, però non credo. La Piaggio veramente ha fatto una cosa carina. Vediamo se poi dopo verranno insomma realizzati e messi sul mercato. Bello il design, belli, carini, molto carini. Poi parleremo di pomodori. La praticità mi spaventa, perché se somigliano ai monopattini elettrici... È un pochino. No, sì. In realtà sta roba qua, voglio dire, sì, bellissima, ci metti dentro la spesa, lui ti segue, te la porta a casa, sì, ma ci avrà il suo peso sto robo.
quindi ogni qualvolta devi fare una scala, qualcosa, non si arrampica. Me lo immagino su un marciapiede affollato di persone, perché come e gli vai addosso, io andrei via dritto. Avrà un clacson. I piedi se... però. Cioè, non so, poi sarà dallo smartphone, lo dovrai pilotare, io sto sempre sullo tasto, bim, 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 non lo so, insomma. Beh, comunque. Dà l'idea di essere anche una roba mastodontica, quindi non so se hai un paio di scale, pesa di più e più lo sforzo di tirare su storno, non lo so, vabbè, lo vedremo, molto carino sicuramente. Esattamente. Dai. Allora, dove torniamo adesso? Su dove ci concentriamo? Adesso tocca Fabio, nel senso che andiamo a parlare in modo molto ampio, come ho detto prima sono due versioni e visioni, in realtà apparentemente diverse, ma poi seguono sempre un punto che ci accomuna su quella che è la ricerca. Fabio ha scelto di utilizzare e parlare, adesso ci spiega ovviamente il perché, i secondi ritardatari, quindi non i capolista, che spesso vengono invece inquadrati come i migliori. E qua pienamente ragione, perché avevamo già analizzato anche all'interno del mese di gennaio come ancor prima della dipartita del 53 malefico della nazionale, nel frattempo insomma si muovevano tutti gli altri. Poi qui purtroppo, ed è finalmente arrivato il momento di poter parlare in modo molto più sereno sul gioco dei ritardatari centenari e non centenari, perché ci sono delle possibilità che sono assolutamente concrete. Allora io riprendo poi la parola, perché noi dobbiamo invece concludere il discorso sul gioco dell'ultimo centenario, però Fabio ci deve spiegare il perché di questa scelta. I secondi ritardatari, lo sai, piacciono a noi che seguiamo questo settore dei ritardatari. Sono contento che voi siete andati sui centenari, invece come al solito noi non ci mettiamo d'accordo sulle scelte. Però anche loro sono andati nel settore dei ritardatari, il che mi fa venire voglia di darvi un suggerimento. Raccogliete ciò che trovate sul giornale con quello che vi dà Marco, perché in questo modo voi inquadrate l'intero settore dei ritardatari prendendo solo il meglio e quindi ciò che ha il più alto livello di attendibilità. Sono andato sui secondi ritardatari per due ragioni. Innanzitutto perché la fascia di ritardo che vanno a coprire è una fascia che mi piace, è una fascia che dà risultati molto spesso e quindi consente uno studio più approfondito in virtù del fatto che c'è molta casistica su questi ritardi. E poi sono molto particolari, tanto il 3 di Napoli quanto il 20 di Venezia hanno la particolarità di essere in sottofrequenza, esattamente come il centenario su cui punta Marco. Però come il centenario su cui punta Marco hanno un fattore ottimo, e cioè che hanno un bassissimo ritardo storico Venus. E voi ormai che ci seguite già sapete che le due cose messe insieme definiscono, disegnano numeri che hanno un'estrema regolarità di sortita. Quindi abbiamo tre basi, tre mattoni molto solidi su cui costruire una buona previsione, molto attendibile. Guarda, io ne approfitto per ricordare, intanto stavo spiando la seconda pagina, poi ovviamente sono tantissime le amiche e gli amici che mentre ci sentono parlare hanno già acquistato l'Otto Corriere, altrimenti fatelo domani mattina, perché ovviamente a quest'ora, in qualche edicola notturna, magari anche sì, però insomma domani mattina avrete l'opportunità di vedere proprio in seconda pagina quello che adesso Fabio stava spiegando. Oltretutto c'è la doppia quartina preparata da lui in relazione al gioco di Napoli e quello di Venezia, e sotto c'è anche un piccolo consiglio proprio mio e di Lio per quanto riguarda il 21, quindi c'è questa scelta differente in apparenza, ma che poi mette in rilievo semplicemente il meglio. Il gioco dei centenari è stato molto complesso, questo era un po' l'argomento che volevo trattare prima, e devo dire purtroppo molta gente si è fatta male col 53, adesso riusciamo un pochino a parlarne meglio, perché insomma lì ci voleva anche coraggio, per quanto qualche risultato l'abbiamo ottenuto, però avete poi notato che è stato un po' snobbato, quindi era inutile star qui a tirarsela ambo, che tanto insomma lo si è giocato un anno e mezzo, quindi lasciamolo là. Questo purtroppo però ha distolto anche gli amici di Casalotto, che sono invece abituati a seguire con delle regole o quantomeno una tempistica che varia tra almeno due o tre colpi, un'unica condizione. Insomma, tanta gente si è proprio buttata allo sbaraglio con quel gioco. Abbiamo ripreso e posso dire anche dimostrato come ci sono periodi particolari. Avevamo evidenziato nel mese di gennaio, ancora appunto con le tue presenze, soprattutto all'inizio, di come poteva essere un mese fatto sui centenari, perché c'erano delle possibilità. Beh, l'anno è iniziato con 6, ne abbiamo fatti fuori 5, 53 compreso, quindi non avevamo sbagliato. Ne mancavano due. Sabato è andata benissimo con il gioco del 5 a Roma, che ci ha portato, adesso li vediamo, veramente tanti risultati. E questa è la classica gestione di un centenario che ha un senso. Quello menzionato prima, ovvero il 53, è un delirio. C'è anche da dire che è una sorta di vecchia regola della ripresa. Insomma, di solito
solito un centenario tra i 110 e i 130, in molte occasioni, una volta uscito, nell'arco di tre colpi si ripresenta, sì. Cosa che non è successa. Sì. E questa è una roba strana, perché di cinque centenari usciti, in realtà nessuno di questi, né il 2 su Venezia, né l'85, né il 55 a Bari, né il 53 della Nazionale, si sono mai più rivisti su quella ruota. Bene, questa è una roba particolare. Noi adesso andiamo in redazione, parliamo di quello che io e Lio abbiamo preparato sul gioco del 21 di Bari, che è l'ultimo che dobbiamo portare a casa, e questa strana revisione. In realtà questo è un concetto teorico proprio di Lio, che sappiamo avere con questo tipo di gioco, diciamo, naso. Andiamo di là, venite con me. Rieccoci, come dicevo prima, beh, attenzione, perché insomma il gioco del 5 a Roma non lo abbiamo fatto per 2 anni, è stato un gioco interessante. Voglio sempre ricordare, oggi pomeriggio, ecco, qualche punta polemica su qualche attacco ve l'avevo ricordata. Insomma, io e Lio non siamo sicuramente quelli che vi danno il 5 e 89 numeri da abbinare. Le nostre formule sono sempre fatte di un ambo, un terno, due ambi, un terno, a volte solo un ambo, a volte solo un terno. Ecco, questo vuol dire che aver vinto al primo, al secondo e al terzo vuol dire al massimo aver giocato 5 ambi. State attenti a che cosa è venuto fuori. Allora, 5.37, ambo secco, siamo al terzo colpo. Vogliamo vedere però l'ambo più vinto, che è quello col 69, al primo colpo di gioco. E questo è sicuramente un ottimo risultato, e avevate due abbinamenti. Vediamo anche la sfilza dei 5 con il 20, o secco o in terzina, perché lo avevamo con il 5-2-20 e il 5-20, qui giocato anche in ambetto, però era appunto il nostro ambo secco. Devo dire che con il 5 di Roma abbiamo veramente vinto tanto. Oggi ne abbiamo visti di più perché c'era più tempo, adesso abbiamo dato un input, insomma, su quelle che sono le punte dei risultati ottenuti, e vediamo sempre gli scontrini, insomma, giocati al minimo, 1 euro, 50 centesimi, quella roba che tutti possiamo fare. Col 5 è andata benissimo, ce ne manca uno. Ora attenzione, perché nel frattempo si è fatto avanti un numero gemello. Prima Fabio ha parlato nel modo specifico di 2 secondi ritardo. Sappiamo che Napoli è l'unica ruota che ha il gemello 66, non è trattato in questo momento, come capolista. Attualmente è a 98 turni di assenza, e quindi potrebbe essere tra 2 estrazioni, quindi eventualmente dopo martedì, un nuovo centenario, forse lo diverrà. In questo momento non ci interessa. Ce n'è uno però, che è il 21, l'ultimo rimasto di 6 centenari con cui un mese fa abbiamo iniziato il nuovo anno. Con i tanti risultati, qui lo aggiungo, anche con quel brutto 53 della Nazionale, noi qualcosa abbiamo tirato a casa. Detto questo, io vi chiedo di fare attenzione, perché c'è un unico ambo e un unico terno che vengono ritenuti definitivi, proprio perché siamo alla fine della traccia del gioco del 21 di Bari, quindi una ruota, un ambo, un terno. C'è una piccola condizione, io non vi dico niente, vi ho detto qualcosa prima di là, del ritorno dei centenari. Lio ha preparato un terno con l'aggiunta possibile del 53, ma è una cosa che non c'entra niente in questo senso col 53 della Nazionale, lo scoprirete adesso in Lotto Flash. Vi aspetto, ho chiacchierato tantissimo, 89, 22, 77, tasto 3. Sicuramente il pezzo forte è ambo eterno col 21, chiudiamo il gioco dei centenari, è l'ultimo rimasto, quindi siamo sulla ruota di Bari, ma anche quel terno con il ritorno dei centenari è un'ottima possibilità. Come abbiamo detto prima, non si sono mai più rivisti. Ci riproviamo per domani, tasto 3. Every time a girl walks down the street, all the boys are pouring ain't
Rieccoci, allora massima attenzione, sono terminate le linee per quanto riguarda l'Otto Flash, ma volevo chiudere l'appuntamento del lunedì sera in bellezza. Tante, tante sono le richieste del portale che costa quanto un caffè, è lui, l'unico, l'892288. Qui in realtà io non devo raccontare grandi cose, vediamo la pagina con l'Otto Story, quindi insomma siamo nelle vecchie tecniche di Marco e di Lio e qui c'è un pezzo forte. Ora, a parte l'isotopia di figura 9 che a noi è servita per una mini aggiunta a quello che è poi ambo eterno, quindi si gioca un ambo secco vertibile e un terno secco, tutto lì, non è che poi entrando nel servizio vi trovate 100 miliardi di combinazioni. Il Milano-Napoli, storia di Marco e Lio, è iniziata nella primavera del 1998, dove ad ogni seconda del mese arriva lui. Sapete che aveva anche un nome particolare tanto tempo fa e poi il nome semplicemente affibbiato al sistema che è un calcolo matematico. Non vi dico nulla, insomma, se non che un euro. Questo è il costo da rete fissa, poco più di un euro dai cellulari, come mi piace sempre dire, 89, 22, 88, tasto 3 al costo di un caffè, la storia insieme a voi con il Milano-Napoli, quello della seconda mese. Di cibo adesso, eh? Alla ricerca del gusto un po' perduto. L'argomento cosa? Non è già volato. No, sì, ragazzi, 30 secondi, non so come. Il cibo andiamo a mangiare, cioè è finita qua, tesoro, finito. Giuro, non mi ero accorta. Andiamo a mangiare, andiamo a parlare di cibo. No, vi dobbiamo salutare. Vabbè, i pomodori parleremo un'altra volta. Esattamente. Fabio, grazie, buon ritorno a Roma, ci vediamo lunedì prossimo. Marco, grazie Sheila, grazie Fabio e noi ci vediamo come sempre domani con un'altra giornata con voi, pomeriggio e sera qui con Casalotto. Buona serata. Pensavo di avere ancora un po' di tempo, ciao, è volata, ciao.